18:48, sono in anticipo qua adesso, salutiamo anche il torneo di Milano che ci ritorniamo l'anno prossimo, con le hostess più belle del mondo, veramente qua, guardate qua, ci abbiamo le hostess più belle del mondo qui a Milano, italiane, magari anche mica italiane, però vedete qua che hostess che ci sono. E allora noi salutiamo tutti qua, andiamo via. Ok, il circo l'ho fatto già vedere, devo ancora pubblicare il video in questo momento perché devo finire un po' di cose lì, magari lo attacco assieme a questo. Francesca, sempre gentilissima, aveva un po' di fretta di andare via, non so dove andava. E quindi noi scappiamo via di corsa. Ciao Franci, alla prossima, grazie di tutto. Ma per uscire di qua, fa vedere un po'. Hanno chiuso i cancelli. Non si esce di qua, però si esce di qua. Vinto Roland Garros, prima donna a riuscirci e prima componente del nostro tennis dopo Adriano Panatta, pensate, ho fatto un casino io, quasi mi arrestano per rapimento di bambini del tennis club, 30 magari al 30°, però noi usciamo di qua per forza, vedo che di lì non andiamo su, sono curioso se c'è un'uscita di qua, la bandiera che circola. Qua si arriva sul terrazzo. Ah sì, si arriva al ristorante qua. Comunque bello questo posticino dentro, tutto elegante. Guardate lì, bellezza da tutte le parti, Ti giri non sai più dove guardare. Via, si va e San Benedetto, parto subito così c'ho tutto il tempo, qui si riesce. Ale, riusciamo a uscire, riusciamo a uscire. Svitolina, Elina Svitolina. Noi si esce adesso, siamo qua, andiamo più a casa. Iscrivetevi al tennis club, e qui veramente cosuccia così, tutto elegante qua, tutto elegante. Attenzione, si apre verso l'interno, ok, andiamo. Niente, andiamo adesso, ripartiamo sulla tangenziale ovest verso sud di Milano, andiamo a Bologna, la direzione Bologna, traffico dall'altra parte, invece da questa parte è scorrevole, ok. Ovviamente in Italia, come potete vedere, strade senza buche, sì, ogni tanto, questi qua sono quelli dell'acqua, ogni tanto qualche imperfezione, ma questa qui, ma cioè cose piccole, però strada principalmente perfetta, abbiamo il cruscontrol con 90 all'ora, qui ci sono i 90, ragazzi la fretta, lasciatela a casa, 90 all'ora gratis questo tratto, Italia, strade perfette, tranne poche eccezioni ovviamente. Niente, sono qua al casello, uscita Melegnano, io pensavo che non c'era il casello, per uscire di là si pagava l'autostrada, non ci voglio, io sono da Spilorcio, non ci voglio di pagare un bordello di soldi. Mettiamo la carta di credito, vediamo cosa ci ciucciano fuori per la tangenziale.
cos'era questa, la tangenziale non lo so. 1,30. 1,30. Un po'. Classe A pedaggio 1,30, arrivederci. Richiesta ricevuta. Un po'. E ti dare. Guarda lì dove ho dato lo scontrino, ma porca Eva! Che è uscito dalla tangenziale 1,30€, adesso bisogna seguire per Bologna. Via Emilia, tanto domenica sera non c'è traffico. Non ho fretta, pensavo di partire alle 8, invece adesso sono 7:30, siamo partiti 7:08. Via Emilia, la scommegna. Ma qui. Porca. Boh, c'era lì un incidente, eh? C'era lì un incidente, un tamponamento, c'erano i carabinieri. Niente, gli ho chiesto, allora non sono riuscito a vedere bene il cartello, l'ho perso per la via Emilia e mi hanno detto prima di là, no ma non senza autostrada, allora di qua, è un posto giusto. Infatti no, Milano, ma va, carabinieri mi hanno indicato tutto il contrario, allora facciamo qua la rotonda, torniamo indietro, intanto vediamo il nostro amico ciclista. Questi ciclisti, sta sempre in mezzo a strada, i ciclisti, qua nella rotonda è logico. Certo, niente, niente, Milano 10, sono sicuro che non devo andare a Milano, via, 24, neanche qua, Niente, era giusto, è proprio quello che mi hanno detto i carabinieri, l'ho guardato sulla piantina, devo andare là perché devo andare a Melegnano a prendere là la via Emilia, cacchio, qua ne arriva una. Oh cacchio, erano finite di qua, arriva questa qua. Oh, finalmente riesco a andare. Quindi vado a Melegnano, ragazzi. E dopo da lì prendo la via Emilia, perché di là sotto non ne vedevo di via Emilia. Sono senza navigatore, però basta seguire i cartelli. Ho perso il cartello e è venuto fuori il macello. Niente, andiamo adesso qua, Strade senza buche, vedete? Vediamo un po' qua però, via Emilia, non c'è scritto niente. Io vado a Melegnano, ragazzi. Cosa devo fare? Ecco qua, Melegnano, zona 30. Strade senza buche in Italia, tutto perfetto. Quante canzoni siano state scritte sull'estate, ma secondo me sono diverse milioni. Ormai le buche in Italia sono ricordo. Chi vede le buche, qua ce ne sono 4. Sì, qua c'è un po' di sgretolamento, via. Non posso più neanche dalla parola. Ma queste sono eccezioni, questi punti. Dopo avere qualcosa nella voce, oggi andate in cantina, eh? No, perché poi l'estate che ha poco. Ad esempio, siamo nel 1966. Piacenza Monza dritti, ok, Piacenza Monza dritti. Quindi questa è la via Emilia, strada statale 9, Piacenza 50, Lodi Monza. Ok, fretta non ne abbiamo, non paghiamo il pedaggio, perché già pagati troppi oggi, 1,30€. You don't have to dream me go, just leave a day. Don't save a prayer for me now, save it to the morning after. No, don't say a prayer for me now, save it to the morning after. Che schifo, però lavorano per noi. Save it till the morning after. Siamo Muzza, che puzza. Autostrada a fare. Ma guardate qua, ci sono le superstrade gratis sulla via Emilia. Ma autostrada a pagare il pollino, il pedaggio a fare. Ma chi se ne frega, vado, mi è 70 all'ora, rispetto i limiti e quando arrivo arrivo, pazienza, però è gratis. La via Emilia, questa adesso è a corsia unica, ma questa è la via Emilia, eh. Con gli abbaglianti. Lì
bellissima, senza traffico, la macchina dietro, io rispetto i limiti, però consuma di più a 70 all'ora che a 90 in superstrada. 8, prima ero 7,6. Comunque sono passate pochi minuti da Save a Prayer di Duran Duran, capolavoro assoluto, secondo me la canzone più bella di tutti i tempi. Ma molto, vabbè, oh, piacerà, non piacerà, ma ragazzi, ma siamo, vuoi scherzare, ma questa non piace a me, ma se piace agli altri, pazienza, però adesso, tecnicamente, ma se vi prende Duran Duran, ma siamo su un altro pianeta, oh. Via Emilia, io non ho fretta, tanto non è che arrivo giù a San Benedetto a vedere gli incontri di oggi, cioè le qualificazioni, è impossibile, no? Per cui preferisco viaggiare di sera, bello, tranquillo, senza traffico. Adesso siamo quasi al tramonto, sono le 20:07. Temperatura esterna 28 gradi. E fra un po' toglierò anche l'aria condizionata a questo punto, quando diventa notte. E pian pianino, se mi viene sonno dietro la cuccetta, guardate qua, via Emilia, spettacolo ragazzi. Non c'è una buca, non c'è una buca. Ecco, dopo le strade italiane sono piene di buche, è vero, ma fatemi dire. Non fatevi plagiare dagli youtuber politici. Casal Pusterlengo. Ed anche qui, strada appena asfaltata con insegna orizzontale magnifica, ragazzi, Casal Pusterlengo, Jim Morrissey, ex Smith. Sinceramente, tutto rispetto per Mammoth, meglio gli Smith, che Jim Morrissey. Ma guardate qua, per campanile. Adesso sono quasi senza batteria del telefono, per cui mi fermo, bevo un cicinin di tè freddo al limone che ho nel mio frigo portatile, bello freddo, 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 e attacco il telefono a caricare. Qua vedete, abbiamo un bel pacco batterie all'IFE Po 4 e agli ioni di litio, tutte e due le soluzioni. Sempre musica da Radio 2. Ore 8:19, 20:19, guardate qua, senza pagare il pedaggio. Si vede, c'è ancora il sole, comunque sta tramontando, ma noi rispettiamo i limiti, 70 all'ora, la fretta la lasciamo a casa, tanto non ho fretta. Siamo quasi a Piacenza, adesso non ho il navigatore, però qua il telefonino che ve l'ho messo da qualche parte, scusate le dita. Guardate che spettacolo, però un po' come l'autostrada qua, è un po' una noia, c'è una nuvola, non c'è una buca. Dove sono le buche? Dov'è che sono tutte le buche che ci devono essere in Italia, che non ne vedo una? Dov'è? E le buche? Non siamo mica d'Italia qua, Ah, già qua siamo, minimo siamo in Germania, no? Sto andando al mare in Germania. Strada statale 9, chilometro 270, 269, 800 metri, adesso 600, e qua la tangenziale di Piacenza, vedete lì.